grazie per essere intervenuti alla presentazione di questo libro. Io credo che sia importante dire poche cose, ma poche cose sono importanti. Questa è una collana che Confcommercio ha deciso di realizzare per dare una mano agli operatori del commercio, del pubblico esercizio, in termini di persone che già stanno operando, ma di persone che si avvicinano a queste attività. Il fatto che a noi interessa molto è il fatto che la prima collaborazione, il primo libro che è uscito, riguarda la ristorazione, quindi vuol dire che c'è un effettivo riconoscimento del ruolo per quanto riguarda la ristorazione. Altro fatto è che per il mese di settembre sarà appunto la pubblicazione relativa ai bar. Io ho avuto occasione di partecipare alla presentazione del libro che è stata fatta a Roma, dove c'erano due testimonial assolutamente importanti, ma poi vi dico perché li cito. Era presente Davide Maria Odani, che gli amanti del settore conoscono sicuramente, ed era presente Berton. Berton è uno chef friulano che in questo momento sta lavorando su Milano, e loro erano presenti in quanto loro storie, loro casi relativamente a quello che hanno fatto per arrivare al punto in cui sono. La ristorazione, allora dicevamo prima, per persone che già stanno operando, ed è fondamentale. Oggi chi sta operando nel settore riesce sempre meno a fare l'attività professionale di ristoratore, sempre di più deve curare l'altra parte, che è la parte burocratica. Ecco, questo dà una mano al ristoratore per sapere come muoversi in mezzo a tutte queste pastoie burocratiche, dà una mano al ristoratore per sviluppare la parte fondamentale che proprio per questioni di tempo il ristoratore fa fatica a trattare. E la cosa fondamentale è il controllo di gestione, lo parlo molto semplicemente, il controllo di gestione dell'attività di ristorazione. Quanti ristoratori sanno cosa costa il piatto che mandano fuori? Quanti ristoratori sanno quali sono i costi reali effettivi che ci sono a fine della giornata, a fine del mese? Rispetto a questo sono ancora pochi. Allora, la FIPE prima ha fatto un evento relativo all'abbattimento dei prodotti. Abbattimento dei prodotti vuol dire non solo tutela del consumatore, ma vuol dire risparmio del ristoratore. Il ristoratore utilizza sempre meno scarti, il ristoratore può fare economie di scala comprando più quantità di prodotti utilizzando il strumento. Mi fermo perché è un argomento che è assolutamente importante, verrà trattato da uno dei coautori del libro, che è Luciano Sbraga, responsabile direttore dell'osservatorio della FIPE, quindi attraverso ricerche che sono state fatte su tutto il territorio, attraverso studi che sono stati fatti, pensiamo su questo libro, e vi garantisco, è assolutamente importante, secondo me, sia perché già sta sviluppando l'attività che la deve incominciare. Quindi passo la parola al direttore generale Marcello Fiore, che ci introdurrà appunto Luciano Sbraga, che ha realizzato ed è coautore del libro. Presidente, grazie e complimenti per questa manifestazione. Credo che sta andando ancora meglio dell'anno scorso, che era già un grande successo. Questo significa che c'è interesse, che c'è volontà di aiutare un comparto, quello della ristorazione fondamentale per l'economia italiana, ad andare sempre avanti, specializzarsi e a cercare di abbattere tutto quello che è chiave di produttività che c'è di confronto alle altre attività. Pensate che nei pubblici esercizi la produttività è meno della metà della media delle imprese nazionali. Quindi per far questo cosa abbiamo voluto? Abbiamo voluto dare degli strumenti ai ristoratori, uno è questo, il manuale della ristorazione, questa è la produzione 2013. Contemporaneamente abbiamo fatto anche il manuale di corrette prassi operative per consentire noi di affrontare sempre meglio le sfide del mercato. Affrontare meglio le sfide del mercato, che cosa significa? Significa chi
in un tempo di crisi sopravvivere, addirittura andare avanti quando tutti chiudono. Nelle presenti l'ultimo anno dall'inizio della crisi sono 237.000 locali e quindi per restare a galla occorre specializzarsi, occorre studiare, occorre seguire tutte le più moderne tecnologie che ci affidano al mercato. Proprio in quest'ottica abbiamo pensato di redigere questo volume per mettere i nostri colleghi in grado di vincersi del mercato. Un autore per la parte diciamo principale del libro è stato il dottor Luciano Di Fraga, al quale passo volentieri la parola che illustrerà questo volume. Grazie. Grazie Marcello e grazie ai presenti, sono pochi ma sicuramente buoni, e il fatto che ci sia questa differenza tra alcuni posti così poco occupati e invece quando si parla di cucina, di spettacolo, quindi ma anche di attività professionale, non solo spettacolo, c'è grande, grande seguito di pubblico, mi conferma almeno, datemi questa, passatemi questa lettura così di parte, che c'è sempre più bisogno di investire sulla parte di gestione delle imprese, perché oggi tutti seguono la cucina, tutti si occupano di cucina, pensano che sia un mestiere molto facile. Noi abbiamo all'incirca 20.000 nuove aperture ogni anno in questo settore, ma sappiamo anche che da almeno 3 o 4 anni le chiusure superano le aperture, quindi gli insuccessi sono più dei successi. E questo perché spesso si crede che sia un'attività dove il saper cucinare sia condizione necessaria sicuramente e anche sufficiente, purtroppo non è sufficiente, bisogna saper fare anche altre cose quando si parla di gestire un pubblico esercizio. Allora, grazie ovviamente alla FIPE, non è un problema di personale di chi ha lavorato su queste cose, siamo stati in tanti, ma l'obiettivo era quello di mettere a disposizione degli imprenditori di oggi e degli aspiranti imprenditori una serie di strumenti che consentisse loro di gestire meglio l'attività, perché sappiamo tutti che i problemi non ci sono anche in ristoranti molto famosi, ci sono problemi di gestione, ci sono problemi di conto economico che spesso sta sul rosso permanente. Allora è evidente, per fare imprese di successo bisogna essere bravi imprenditori e non soltanto bravi chef. Così, andando avanti in questa presentazione, che cercherò di fare in modo molto rapido, è solo per dirvi che noi siamo in modo ormai quasi strutturale, non congiunturale, in una crisi di domanda che è di dimensioni stratosferiche. Da quando è iniziata la crisi abbiamo perso circa 70 miliardi di consumi, di cui 2 nella ristorazione. Questo è il contesto nel quale dobbiamo operare da qui anche nei prossimi anni, perché se tutto va bene torneremo ai livelli dei consumi pre-crisi del 2020, ossia tra 7 anni. Nello stesso tempo, in materia di cosa di questi giorni, si parla sempre di più di pressione fiscale insostenibile, ma anche da questo punto di vista le prospettive non sono incoraggianti. Non credo che facendo le analisi più ottimistiche noi torneremo ad una pressione, ad una diminuzione della pressione fiscale anche qui non prima del 2016-2017. Siamo ormai ad oltre il 44% di pressione fiscale. Nel frattempo il numero delle imprese è cresciuto a dismisura, quindi noi abbiamo da un lato consumi che non crescono, anzi calano, e abbiamo imprese che aumentano bar, nuovi ristoranti, forme più diffuse, e questo vuol dire che la pressione competitiva, la concorrenza si fa sempre più aggredita. E come ci dicono gli esperti, quando c'è una concorrenza forte non bisogna semplicemente essere i più bravi,
bisogna essere diversi dagli altri, non i più bravi, e questa cosa è fondamentale, è una cosa a cui spesso si presta poca attenzione. Molti imprenditori, anche del nostro settore, credono che per vincere la sfida competitiva devono soltanto essere dei cuochi più bravi di un altro, un cuoco più bravo dell'altro, fare che ne so, un'offerta di ristorazione più migliore appunto di quella di un altro. No, bisogna essere differenti, bisogna capire come è fatto il mercato e bisogna posizionarsi in modo corretto. Vado abbastanza veloce a farvi vedere come le aperture sono state molte meno che le chiusure di questi anni. Nel 2013 abbiamo avuto un saldo negativo di meno 9.000 imprese, nel mondo della ristorazione inteso in senso allargato, quindi pubblici esercizi, parliamo di bar, ristoranti, anche formule diciamo meno impegnative, cosiddette takeaway, no? Questo è un mondo piuttosto ampio, anzi vi anticipo che per esempio nel mondo dei ristoranti è un fatto estremamente negativo, perché la dice lunga sul modello ci troveremo di fronte nei prossimi anni e sui rischi che stiamo correndo. Le chiusure nel corso del 2013 sono state prevalentemente a carico di ristoranti tradizionali, non di formule ad esempio takeaway. E questo perché? Perché sono formule di maggior successo, sono più bravi? No, semplicemente perché in una fase di contrazione della domanda c'è un problema di costi che si pone in modo forte, e le imprese che hanno locali da 20, 25, 30 metri quadri hanno meno costi in termini di IMU, hanno meno costi di locazione, hanno meno costi di TARES, ad esempio di TARES, come si chiama adesso, di rifiuti, perché sapete che tutto si basa sulla superficie, sui metri quadrati. Allora, se i ristoranti tradizionali, ad esempio a Milano, hanno il saldo è stato positivo solo nei cosiddetti takeaway, la ristorazione takeaway, non nella ristorazione tradizionale, questo dice che c'è un modello di ristorazione, quello basato sul servizio, che probabilmente non è a rischio di estinzione, ma sta subendo una serie di difficoltà enormi. Allora, quando si avvia un'attività di ristorazione, quando ci sono aspiranti imprenditori in questo settore, vedete, probabilmente il pubblico che stamattina seguiva manifestazioni professionali da parte di persone prequalificate, anche ottimi professionisti, forse c'era molto pubblico, ma forse c'era anche qualcuno che aspira a diventare imprenditore in questo settore, o qualcuno che già lo è. Ecco, allora bisogna capire come sta andando il mercato. Io però a questo punto cerco di andare molto velocemente per dire perché nasce questa guida, è nata questa guida nel mondo FIBE, nel mondo del sistema nostro di commercio, perché abbiamo pensato come federazione che ci stiamo sempre occupati di problemi delle imprese, che sono ovviamente problemi di regole all'interno del mercato, problemi andamento dei consumi, pressione fiscale, quindi tutto ciò che sta a volte vicino alle imprese perché condiziona la vita delle imprese, però non è il vero core business dell'impresa, cioè come l'impresa svolge l'attività. Prima abbiamo visto, parlando di appartamento, che dietro ci sono delle norme, ma ci sono anche delle cose molto pratiche per la vita delle imprese, perché poi si può fare quel mestiere bene o male e bisogna farlo garantendo la salubrità dei consumatori e la salubrità degli alimenti. Quindi sono cose, adesso abbiamo detto, occupiamoci di ciò che è vicino all'impresa, i consumatori, la filiera, la gestione dell'impresa. E qui la faccio breve, una cosa che diciamo anzitutto a noi stessi del sistema, quindi magari può interessare meno a chi non fa parte del nostro sistema, ma oggi se una nostra impresa, un nostro associato ha un problema di tipo fiscale, ha un problema di tipo contrattuale, nell'associazione trova un interlocutore, qualcuno che gli può dare delle risposte, che può risolvere i problemi. Se
invece ha un problema di mercato, di business, cioè di come far meglio il proprio lavoro, se fai un'associazione non trova una persona, persone competenti, non trova persone che ti possono risolvere i problemi. Allora ci siamo detti, chi può fare qualcosa per le imprese più dell'associazione? Sicuramente nessun altro, perché c'è un patrimonio da, diciamo, anche abbastanza dal punto di vista della rete territoriale abbastanza diffuso. Un po' come fanno gli americani, le associazioni dei ristoratori americane sono molto vicine al business delle imprese, fanno dei manuali operativi, fanno delle guide che servono alle imprese per fare meglio il loro mestiere. Allora, da qui nasce questa collana, andrò molto velocemente, che è una guida scritta in modo molto rapido. Ci siamo concentrati su diversi capitoli che sono quelli della definizione di un concept di un ristorante, fino ad arrivare al conto economico, ma fino a trattare una questione a cui si presta molta molta poca attenzione purtroppo tra le imprese italiane, quella della comunicazione e delle promozioni, sia le cosiddette promozioni offline, quelle che si fanno, diciamo, non sfruttando la rete, che quella appunto online. Oggi è il tempo delle recensioni online, TripAdvisor, è il tempo dei gruppi di acquisto virtuali come Groupon. Quanti ristoratori sono entrati nelle, tra virgolette, passatevi, nelle grinfie di Groupon, facendo delle offerte che sono sotto costo, perché sono offerte che non vi pagano neanche dei costi vivi, pensando di fare un investimento in comunicazione e in promozione, e poi hanno capito che non funziona, perché lì ci sono consumatori che si spostano da un'offerta all'altra, non si spostano per diventare consumatori fidelizzati di un ristorante, anzi, più l'offerta è coerente ed è garantita, più si incentiva il consumatore ad andare da una parte all'altra, perché è anche convinto di trovare non una fregatura, ma di trovare una risposta corretta. Allora, intanto, che cos'è un Vista Esplende? Quanti ristoranti del passato hanno avviato l'attività di imprenditori, ma qui parliamo di ristoranti, ma potremmo parlare anche di pubblici esercizi in generale, anche di, hanno avviato l'attività facendo un business plan, per esempio, andando a vedere cos'è, dove si posiziona l'attività, quali sono i consumatori da soddisfare, qual è il prezzo corretto del pasto, qual è il ricarico giusto da fare, qual è diciamo, l'investimento che viene, qual è il cosiddetto break-even, cioè quando si arriva al punto di pareggio tra costi e ricavi. Penso che siamo stati pochi in passato quelli che abbiamo fatto questo percorso, ma non per colpa, diciamo, perché il mercato era fatto in questo modo prima, era più facile avviare un'attività, oggi è molto più difficile, infatti questo turnover mostruoso che noi riscontriamo tra aperture e chiusure è un turnover che è legato proprio a questa, spesso a questa improvvisazione nell'avviare l'attività, nel non fare bene i conti dal punto di vista economico e scoprire soltanto dopo che i conti non tornano, che i conti sono in rosso. Il business plan naturalmente, e adesso andrò molto veloce per titoli, perché ovviamente il contesto non consente di approfondire le cose, è uno strumento di analisi e pianificazione, è uno strumento di comunicazione, è uno strumento anche di accesso alle fonti di finanziamento. Voi sapete che viviamo in una congiuntura di contrazione dei crediti alle imprese, soprattutto quando sono piccole imprese, però sappiamo che spesso ci sono anche delle ragioni per cui più o meno fondate, ma comunque diciamo degli alibi, guardiamo dal lato, guardando il bicchiere mezzo vuoto, che gli istituti di credito vantano per non concedere dei finanziamenti a delle piccole imprese, perché quando vogliono fare una start-up, perché dicono che il progetto non è fatto o presentato bene, non è credibile, oppure non c'è per niente, si parla, c'è un titolo, ma non c'è una descrizione analitica del business plan, e fino ad arrivare appunto al business plan come strumento di gestione.
la definizione dell'offerta. Spesso dire a un imprenditore che cos'è il benefit, la reason why, quando si avvia un'attività, è vero, sono parole inglesi, ma possiamo anche tradurre il beneficio, in ragione per la quale io faccio quella cosa, che sta dietro quel beneficio. Però è importante farsi le domande e darsi le risposte, cioè bisogna scriverle, altrimenti non si capisce qual è il motivo per cui uno fa il ristorante in quella formula piuttosto che un'altra formula, perché fa un ristorante tradizionale o fa un take away o fa un ristorante, diciamo, una formula moderna. Si parla del menù, anche lì il menù è abbastanza, diciamo, una cosa complicata, perché vuol dire fare un menù coerente. Oggi noi per esempio sappiamo che è profondamente cambiato il modo di mangiare, non esiste più un pasto completo al ristorante fatto di antipasto, primo piatto, secondo, fino ad arrivare al dessert. È molto destrutturato il menù. E allora che cosa significa avere un consumatore che non consuma più secondo una logica del passato al ristorante? Che impatto ha sui prezzi? Allora, una volta il ristoratore disse: ma come si fanno i prezzi? Beh, faccio i prezzi in funzione di quanto il mio cliente spende, voglio farlo spendere. Io so che il mio cliente vuole spendere, se la vai in lire, 30.000 lire, e io farò i prezzi dei piatti in funzione di questo, del conto finale. Ma se oggi il consumatore non arriva più ai 30.000 lire, o fossero i 30 euro o i 20 euro, e lo fa pensando, usando due piatti, ad esempio, è chiaro che tutto cambia, vuol dire che i prezzi dei piatti devono essere completamente diversi. Fino ad arrivare alla location, anche la scelta del luogo dove aprire. Allora, a volte gli imprenditori hanno la cosiddetta location perché gli viene ai mobili di famiglia, o perché ad esempio hanno soltanto quel tipo di attività di location. A volte però possono scegliere, allora bisogna scegliere ad un certo criterio. Nella guida ad esempio sono classificate le location un po' come si fa il rating delle imprese o degli stati, con la tripla A, con la doppia A, la tripla B e così via. Una classificazione che fa capire quali sono le potenzialità di una location, con, legando a delle caratteristiche. Ovviamente il conto economico è un'altra parte molto importante, da quello che è fatturato, lo scontrino medio, il numero delle visite, i costi di produzione, i costi della location, cioè sapere che una location, l'affitto può incidere sul conto economico fino ad una certa percentuale, se supera bisogna ridurre altri costi, altrimenti si va fuori. Poi ovviamente la parte importante e delicata delle risorse umane, che sono decisive nella ristorazione. Prima si parlava di produttività, il dottor Fiore diceva che c'è un problema produttività nella ristorazione e nei pubblici esercizi. Abbiamo una produttività del lavoro che è mediamente la metà di quella dell'intera economia, perché c'è una seconda data intensità di lavoro e ci sono ovviamente tanti lavoratori. Pensate che nella ristorazione italiana ci sono un milione di persone tra dipendenti e dipendenti, 650.000 sono dipendenti. Allora è importante avere sotto controllo anche i costi del personale, e non va a descrivere il conto economico secondo questo schema lista di pesce, che vuol dire per esempio avere qualche numero di tavoli, il tasso di ritorno dei clienti in ristorante. Noi sappiamo che il 70% del fatturato di un ristorante è fatto in media dal 30% dei clienti, che sono quelli che tornano fedelmente. Allora, anche qui, che cosa vuol dire garantirsi tassi di ritorno in modo importante? Cioè, le aziende ce lo insegnano quando dicono che è più importante mantenere investire sui clienti che si hanno che andare a conquistare di nuovi, perché costa di più conquistare di nuovi, ma è importante lavorare su quelli che si hanno, quindi le promozioni e così via. Ma andrei a questo punto, vedete, all'interno
questa guida c'è anche un'indagine fatta sui consumatori, da cui viene fuori per esempio questo grafico che dice che io scelgo il ristorante naturalmente per il rapporto qualità-prezzo, ma anche per la cortesia e disponibilità del personale di servizio. Quindi quanto è importante il personale di servizio, non solo in termini di costi, quanto costa, ma anche in termini di front office nei confronti del cliente, cioè quanto è importante garantire quel tasso di fidelizzazione dei clienti. Quindi la struttura organizzativa, le figure professionali, il reclutamento, la gestione del personale, l'inquadramento, cioè capire, ci capita molto spesso di parlare con delle imprese che sono a volte spesso anche associati e non solo associati, perché capiamo sessi anche diversi da questo che ci sono associati, scopriamo ad esempio che non conoscono il contratto di lavoro, che non sanno che possono utilizzare una certa forma contrattuale, non parlo tanto di tempo determinato che è abbastanza comune, ma ad esempio non conoscono i voucher per prendere noi lavoratori per esempio nei fine settimana o quando fanno eventi diciamo occasionali, pensano che non sia possibile nelle loro imprese, ma solo in grandi imprese. Allora la mancata conoscenza si riflette sui costi, la mancata conoscenza delle norme contrattuali, a volte anche di queste norme, no, che servono per esempio a mantenere e a conservare il prodotto in modo di poter far ruotare meglio il magazzino, avere meno costi di gestione dell'approvvigionamento di materie prime. Allora queste oggi sono cose fondamentali, perché non ci si può più permettere di scaricare sul consumatore finale inefficienze o costi dovuti a queste inefficienze. Allora bisogna essere molto bravi nella gestione del prezzo e quindi bisogna essere bravi nella gestione degli acquisti, nella conservazione degli alimenti, nella gestione del personale e così via. Abbiamo parlato nella guida della domanda, perché se non capisco un operatore, un imprenditore in attività o un aspirante imprenditore non capisce quali sono oggi i trend della domanda, fa fatica anche a lavorare, ad intercettare i consumatori. Quindi abbiamo individuato 8 megatrend della domanda con 40 casi di ristorazione presentati all'interno della guida, che non sono casi da copiare, ma sono casi solo a cui ispirarsi per capire dove hanno intercettato quei megatrend. E molto velocemente parliamo del cibo come fonte di benessere. Oggi il cibo è sempre di più salute, non è soltanto un aspetto così nutrizione. Ci sono persone che sono molto attente, ci sono imprese che di questo cibo, come di questo trend o di questo megatrend, hanno fatto, su questo hanno costruito una forma. La loro formula che funziona. Ci sono imprese, un altro megatrend è quello del controllo della filiera, si parla anche in modo improprio di chilometro zero a volte, però c'è l'esigenza di avere un maggior controllo della filiera, perché i consumatori vogliono essere garantiti. Oggi il cliente, il consumatore non vede più in faccia chi produce, perché non è più una volta, quindi si deve fidare del ristoratore, ma il ristoratore deve anche dare prova di avere un controllo reale della propria filiera di approvvigionamento. E ci sono naturalmente, senza arrivare a casi di ristoranti che abbiamo anche in Italia, che hanno lotto dietro il ristorante, senza arrivare a questi casi qui, che sono casi diciamo estremi e non praticabili da tutti, però si possono trovare accorgimenti per mettere il consumatore a trasferire al consumatore questa attenzione alla filiera, ma anche la definizione del prezzo e del valore. Per esempio ci sono imprese oggi della ristorazione che fanno comunicazione con prodotti che vendono a volte a prezzi a un euro ad esempio, o ci sono formule che si fondano su quello che viene chiamato all'inglese o il book and eat, cioè mangi tutto quello che vuoi. Allora queste cose ci devono far capire che cosa scatta nella testa.
richiesta del consumatore. Le tecnologie, che vuol dire usare la tecnologia per migliorare la performance dell'azienda? Abbiamo avuto prima, abbiamo visto un caso di back office, cioè quello che sta dietro in cucina, no? L'appaltitore, ma c'è anche una tecnologia di front office, che il pallone per le comande, l'iPad la fa per gestire alcune cose, che non è soltanto una moda, significa per esempio tagliare pezzi di costo del personale, della gestione, e per avere meno lavoro per accedere. Questo vuol dire ridurre i costi, naturalmente. È chiaro che pensiamo che tutto debba essere coerente con la formula di ristorante nel quale questo si fa. Noi pensiamo che in un ristorante, per fare una battuta, 3 stelle Michelin, si possano mettere, eliminare i camerieri e mettere gli iPad con un cameriere che arriva, perché il livello di servizio deve essere di un certo tipo, il consumatore tiene un rapporto con il servizio, ma ci sono altre forme in cui questo è possibile. Vado velocemente, la sostenibilità ambientale, ma anche sociale, la ristorazione cosiddetta multitasking, cioè i ristoranti che fanno più cose insieme, e ritorno alla condivisione. Oggi ci sono ristoranti che per esempio fanno dell'eliminazione degli sprechi il loro punto di forza, e hanno costruito su questo una formula, perché cavalcano un trend, che è un altro trend di domanda, che è quello di rivolgersi a consumatori che sono molto sensibili verso questo tipo di questione, fino ad arrivare appunto alla ristorazione del nuovo prodotto. E qui c'è il caso Doc Dallama, che abbiamo citato all'interno della guida, ma ce ne sono appunto 40 di questi casi che possono essere fonte di ispirazione. Poi parliamo del cosiddetto marketing offline, e devo dire con molta forse rumidezza che la ristorazione, l'ho detto in apertura, è poco sensibile alla comunicazione, al marketing. I ristoratori nostri sono molto bravi in cucina, anche in sala, ma non sono bravi poi ad oltrepassare i confini del ristorante per comunicare a una vasta platea di consumatori, quindi allargare il mercato potenziale, la domanda potenziale, perché usano poco gli strumenti del marketing. Usano neppure. Noi sappiamo che il passaparola, vedete, sempre nell'indagine che abbiamo fatto, è come arriva a conoscere un nuovo ristorante tramite il passaparola. Questo ce lo dice l'83, se leggo bene, 93% dei consumatori che abbiamo intervistato, però dobbiamo renderci conto che il passaparola di oggi non è quello di 10, 5 o 15 anni fa, è un passaparola anche elettronico, è fatto di social media, è fatto di Facebook, è fatto di Twitter, è fatto di Square, è fatto di tanti strumenti che attraverso cui si fa il passaparola, è un passaparola che viene attualmente in rete. Per esempio, noi sappiamo che sempre di più i consumatori, ad esempio, non solo vanno a vedere TripAdvisor per capire se un ristorante è affidabile o meno, e lì sappiamo che ci sono anche una serie di problemi di credibilità o di percezioni, ma i consumatori, per esempio, su Facebook, ci sono oggi molti utenti di Facebook che prima di andare al ristorante chiedono ai loro amici se gli consigliano un ristorante. Stasera devo andare al ristorante, cerco una cosa, mi consigliate, che cosa vi consigliate? Questo è il passaparola di oggi anche, e i ristoratori questi canali li devono sfruttare. Ma abbiamo parlando di marketing offline, anche di cose concrete nella vita, ci sono esempi concreti di comunicazione, di marketing, diciamo, per fare delle promozioni, perché questa è un'altra cosa che la ristorazione non usa. Tutto il mondo dei consumi, delle imprese, lavora sulle promozioni per rafforzare la domanda, sostenere la domanda nei momenti di bassa. La ristorazione pensa a volte che i consumatori, dice il ristorante, ce la porta.
se non arrivano pazienza. Purtroppo non è così, e infatti noi sappiamo anche in momenti di crisi come quelli di oggi che ci sono ristoranti che non sono più bravi come cucina o come diciamo sala rispetto ad altri, ma sono più bravi a comunicare, a fare promozioni, che hanno crescite anche a due cifre, anche in una situazione di contrazione dei consumi come oggi. E allora, per esempio, vi cito, solo per darvi l'idea, di cosa vuol dire fare promozioni online e offline, durante le partite di Champions League, alcuni ristoratori, in particolare un ristoratore, quello che è citato, in questo caso un caso concreto, aveva dei cali di domanda, cioè i clienti calavano il martedì e il mercoledì. Allora ha avuto in mente di inventare una promozione donne, dicendo che avrebbe fatto un'offerta per le donne, perché magari ovviamente sono più interessate al calcio. Il ristorante nei martedì e mercoledì successivi, dopo il lancio di questa promozione, hanno iniziato a frequentare maggiormente di più rispetto al passato il ristorante, ha fatto le foto al locale, le ha postate su Facebook, sulla pagina Facebook del ristorante, e via via anche gli uomini hanno iniziato a frequentare di più quel ristorante. Ovviamente si trattava di uomini non appassionati di calcio, che però vedevano nella sala piena di donne l'occasione per andare in un locale nel quale, diciamo, l'ambiente era un ambiente confortevole. Parliamo anche di altre fidelizzazioni, per esempio quelle che si fanno sui compleanni. Quanti sono i ristoranti che fanno attenzione ai compleanni dei loro clienti facendo delle promozioni mirate? Allora è evidente che per fare questo bisogna gestire un database della clientela, che va a dire avere numeri di telefono, possibilmente anche di indirizzi mail, ma questo lo si fa in modo semplice, per esempio mettendo il sistema della prenotazione, chiamando i clienti a segnare anche quando prenotano, o anche mettendo ad esempio sulla tavola dei ristoranti un piccolo bigliettino in cui il ristoratore chiede l'indirizzo email per mandare comunicazioni, promozioni e così via. Pensate che un ristorante che abbiamo peraltro anche citato all'interno della guida aveva fatto un suo coupon in modo diretto, ha fatto le comunicazioni e promozioni direttamente all'interno del ristorante. Sulla lavagna ha scritto chi per i nuovi clienti del ristorante che verranno mercoledì prossimo al ristorante avranno uno sconto del X%, non c'è bisogno di andare sul coupon, basta comunicarlo ai clienti che vengono magari il sabato, quando ci sappiamo che sono i giorni e le settimane in cui le vendite a vita sono più piene. Il marketing online, abbiamo parlato di Facebook, di quello coupon, anche qui, di Google, Square e così via, perché i ristoratori devono sapere che non c'è cosa più coerente di un ristorante ai social media. Di fatto il ristorante è un luogo social. Sulla rete si parla di animali, si parla di umorismo, si parla di cibo. Queste sono le tre cose di cui si parla di più in rete. E allora è evidente che stare sulla rete in modo intelligente è un terreno fertile da sfruttare. E poi, come vanno gestite le recensioni, sia positive che negative? Quando ci sono recensioni negative su TripAdvisor, spesso accade, ce ne sono di buone, in senso vuol dire buone intendo bene, e ci sappiamo che ci sono anche recensioni fraudolente sulla rete, di ovviamente clienti o non clienti, anzi che spesso neanche hanno visitato il ristorante, ma si prestano a giochetti, diciamo, non positivi, e allora anche lì bisogna rispondere.
sia a chi fa recensioni negative, a chi fa recensioni negative, e qui sulla guida è indicato come utilizzare la guida. Naturalmente sapendo ad esempio che quando si parla su un distro di si risponde ad un cliente, non si sta rispondendo soltanto a lui, ma potenzialmente si sta rispondendo a tutti, allora questo bisogna tenerlo presente. Cosa posso fare? Naturalmente la guida è molto pratica, dice che cosa fare, non parla di teoria dei social media, parla come usare i social media per avvantaggiare il ristorante. Ora chiudo dicendo che se vogliamo utilizzare i social media, le nuove tecnologie, dobbiamo anche fare un salto nell'utilizzo della tecnologia. Questo ci dice che cosa, come viene usato per esempio nelle applicazioni CRM, che sono quelle gestioni di database all'interno dei ristoranti, per comunicare con i clienti. Vedete, la barra blu sono gli alberghi, la rossa sono i ristoranti e la verde sono tutte le altre imprese. Badate bene che stiamo parlando di imprese sopra i 10 addetti, perché l'indagine viene fatta solo su quelle imprese. Vedete che nei ristoranti soltanto il 2% o il 2,5% delle imprese utilizza questi CRM, questi database dei clienti per obiettivi di marketing. È veramente, veramente troppo poco. Quindi questa è una sfida che noi vogliamo tentare fare come FIBE, mettendo a disposizione gli strumenti, che non è soltanto la guida, perché nei prossimi mesi insieme la FIBE lancerà dei corsi di formazione per gli imprenditori che tratteranno i contenuti di questa guida. Io ho concluso e vi ringrazio a quei pochi che erano qui per l'attenzione. Grazie, grazie Luciano Spraga. E ricordo a tutti che si è appena svolta la presentazione del libro La Ristorazione a cura della FIBE. Chiedo ai presenti se vogliono porre qualche domanda, se il direttore generale della FIBE vuole concludere. Bene, allora a questo punto, visto questo è il primo lavoro che stanno facendo nell'ambito della Mare Russa, questo sembrava una buona sull'altra, perché è scomodo all'interno della FIBE arrivare a dare a tutti gli operatori sociali degli strumenti per gestire realmente la comunità. Grazie e complimenti. Bene, anche se siamo in questo, facciamoci un applauso. Il libro, ricordo a tutti, anche per chi dovesse passare in questo momento, è in vendita presso lo stand qui davanti a noi. Grazie ancora, buon proseguimento della giornata con la presentazione dell'aperitivo storico di Pordenone, il Centino, di cui sveleremo storia e segreti. Per darvi il benvenuto, passiamo alla nuova presentazione. Allora, raccontaci un po' di storia e un po' di caratteristiche dell'aperitivo storico di Pordenone. Grazie.